Benvenuti ad Arrangiati Bookshop Concerts. Siamo qui all'interno della Feltrinelli di Genova. E tutti quelli che ci sono entrati almeno una volta di certo potranno riconoscere l'angolo che ci ospita. Oggi, nel nostro angolo di libreria, c'è Canta fino a 10. Un collettivo di 5 cantautrici che potrete ascoltare anche con i loro progetti personali. Noi siamo Simone Meneghelli e Aldo De Scalzi. E adesso, arrangiatevi. Come posso dirmi libera? Se coltello che è puntato al collo è lo stesso che dovrebbe difendermi, ma mi tiene sotto controllo. E se dovessi mai un giorno difendermi da lui, sarei sola e disarmata. Più che difesa, sono minacciata. Come posso dirmi libero se mi dicono che posso scegliere, ma mi riempiono di bugie per farmi scegliere quello che vogliono? Non ci siamo noi a quel tavolo a valutare la verità, come un telefono senza fili. Schiavitù, ci arriva libertà, tutto quello che ci controlla. E pensare di non avere un'alternativa. Quello che ci spegne. E pensare di non avere un'alternativa. Quello che ci addomestica. E pensare di non avere un'alternativa. Quello che ci condanna. E pensare di non avere un'alternativa. Oh, oh, oh. Posso dirmi libera se non basta scrivere canzoni, ma bisogna rispettare il gusto che avete imboccato alle persone? Ma almeno possiamo scegliere di spegnere radio e TV, mettere la nostra playlist in cuffia, andare in concerto. Chi hai scelto tu? Tutto quello che ci controlla. E pensare di non avere un'alternativa. Quello che ci spegne. E pensare di non avere un'alternativa. Quello che ci addomestica. E pensare di non avere un'alternativa. Quello che ci condanna. E pensare di non avere un'alternativa. Oh, oh, oh. Pensare con la propria testa, cercare con la propria testa, e pensare con la propria testa. E pensare con la propria testa, cercare con la propria testa, e pensare con la propria testa. E pensare con la propria testa, e cercare con la propria testa, e pensare con la propria testa. E pensare con la propria testa, e cercare con la propria testa, e pensare con la propria testa. Pensare di non avere un'alternativa. Ciao a tutti, noi siamo Canta fino a 10, siamo un collettivo di cantautrici con 5 progetti diversi. Suoniamo insieme per dimostrare che un'alternativa c'è a un mondo musicale declinato solo al maschile, perché come vedete siamo 5 cantautrici, non c'è competizione, non c'è niente, solo si suona insieme anche se donne. La canzone che avete sentito prima si chiamava L'Alternativa ed era di Rossana. Adesso vi facciamo sentire una canzone che si chiama Il Palombaro e parla del fatto che a volte ci si sente un po' un palombaro in una foresta, cioè fatti per andare a fondo, in profondità nelle cose e invece trovarsi sotto la terraferma e tutto intorno un ambiente che sembra dirti che è meglio rimanere in superficie.
Se vedessi un palombaro dentro una foresta, penseresti che i problemi siano essenzialmente tre. Come ci è arrivato? Come se ne andrai? Che fatica a respirare con quel coso sulla testa. Ma se chiedi al palombaro dentro la foresta, ti direi che i suoi problemi sono molti più di tre. Sei sempre fuori luogo, appesantito inutilmente, sempre pronto all'immersione, non puoi immergerti per niente. Io, forse sono programmato per andare a fondo. Io, mi muovo così male in superficie al mondo, che mi chiede leggerezze se leggero io non posso. È difficile il cammino trascinandosi ogni giorno con questo scafandro addosso. Ripensando a palombaro dentro la foresta, ti verrebbe naturale domandarti poi perché. Se respira malabene, non sta bene dove sta, si ostina a rimanere con quel coso sulla testa. Ma se chiedi al palombaro dentro la foresta, ti dirà che non capisce, forse non risponderà. Quella muta la sua pelle, è impossibile cambiarla. Sprofondare è il solo modo in cui soffia sta regala. Io, forse sono programmato per andare a fondo. Io, mi muovo così male in superficie al mondo, che mi chiede leggerezza se leggero io non posso. È difficile il cammino trascinandosi ogni giorno con questo scafandro addosso. È difficile il cammino con il mio scafandro addosso, ma più difficile è una vita tutti i giorni fuori posto. Così stasera lascio tutto, inizio a camminare. Sarebbe bello se alla fine arrivassi fino al mare. Io, forse sono programmata per andare a fondo. Io, mi muovo così male in superficie al mondo, che mi chiede leggerezza se leggero io non posso. Posso solo trascinarmi con il mio scafandro addosso. Sarà meglio le crisi interiori che digerivo nel sonno profondo, o i litigi con mio fratello, l'apocalisse per decidere chi avesse torto. Puchukai, puchukai, amakiri waichu. Puchukai, puchukai. Mentirti sui voti di scuola per vincere un biglietto per le Americhe che ho vissuto solo da una foto di gruppo in cui c'eravate tutti tranne me. Puchukai, puchukai, amakiri waichu. Puchukai, puchukai, amakiri waichu. Wawa, wambrita, wawa, wambrita, wawa. Attraversammo il Cotopaxi, le sue strade più fredde per incontrarci, senza mai capirci per davvero. Davvero. Puchukai, puchukai,
Amakiri waichu puchukai puchukai Amakiri waichu wawa wambrita wawa wambrita wawa Puchukai puchukai Amakiri waichu puchukai puchukai Amakiri waichu puchukai puchukai Amakiri waichu wawa wambrita wawa wambrita mamma no te vayas wawa wambrita wawa wambrita mamma no te vayas. Il libro che abbiamo scelto di farvi sentire, cioè l'estratto che abbiamo scelto, è tratto dal libro di Michela Murgia, Stai zitta, e altre 9 frasi che non vogliamo sentire più. È offensivo coinvolgere le donne solo in quanto donne. 85. Allora anche le quote gay, stranieri, le quote per tutte. Non sono nomi di donne prestigiosi come quelli degli uomini. Correre appresso alle quote rosa fa perdere un sacco di tempo. Ma se nell'organizzazione sono tutte donne. Le donne si rifiutano di venire. Le donne che si occupano di questi temi sono poche. Le donne sono meno competenti. È proprio così? Contare è essenziale e rivoluzionario, perché rileva immediatamente il tasso di biodiversità sociale e quindi di giustizia. Bisogna chiedere sempre dove sono le donne. Non c'erano esperte? Non c'erano donne competenti. Non c'erano protagoniste di questo scenario. Vale ovunque. Trasmissioni televisive, conferenze, dibattiti, festival di ogni natura. Task force, formazioni governative e amministrative, liste elettorali. Organi della magistratura e delle forze dell'ordine, consigli di amministrazione aziendale, premiazioni d'ambito, vertici di partito. Primariati ospedalieri, rettorati universitari. Direzioni di teatri, di giornali, di musei, di organizzazioni sportive, di istituzioni scientifiche e dei relativi progetti. Contare le donne rende immediatamente palese il dislivello di presenza, dunque di rappresentazione, di metà della popolazione del paese e spazza via con la forza dei numeri la diffusa presunzione che la parità di opportunità sia ormai un traguardo raggiunto. Smettere di contare o non cominciare affatto, certifica come irrilevante l'assenza delle donne dai luoghi in cui si progetta e si governa ogni ambito del paese. Non si può cambiare la realtà da un giorno all'altro, ma nessuna realtà comincerà mai a cambiare se la necessità del cambiamento non diventa evidente a tutti. Finché le donne non potranno esserci per contare, è essenziale che continuino a contare per esserci. Tara, Tara.
tarara, 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 tarara. Sai che non ti ferirei, ma è comodo vedermi come l'arma puntata dolcemente sotto il mento. Attento, ho addosso le tue impronte digitali da quando eravamo solo amici, ed è per questo che non lo siamo più. È sufficiente per capire che puoi dire singolare di felici. Scusa, è tardi, devo andare. Scusa, buona per scappare da domande che conosco a memoria. La 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 la, risposta non è come quella di Whitman. Io non te l'ho mai nascosta, è sempre stata lì in bella vista. Sai che non mi ferirei mai, l'ho già fatto troppo spesso per paura di lasciare il tuo corpo caldo sopra il mio petto, e mi chiedo cosa hai fatto di male. La 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 la, risposta non è come quella di Whitman. Io non te l'ho mai nascosta, è sempre stata lì in bella vista, la pista che corri, yeah, è circolare ma tu non te ne accorgi. Non ci sarà una ricompensa se torni sempre al punto di partenza. La 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 la, se torni sempre al punto di partenza. La 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 la, se torni sempre al punto di partenza. La 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 la, se torni sempre. Quanto ti costi per essermi vicino senza lasciarmi spazi? Pensavi di essere l'unico a toccare i miei tasti, ma sappi che non erano quelli giusti. Ammetto di soffrire all'idea di finire davvero. Quando ti saluto vedo tutto nero, ma se resti non c'è rosa, perché sono certa di una cosa: posso fare a meno di te se c'è il sole, ma ti chiedo di tornare quando piove. Tanto contento arrivi per tempo. Dimmi tu se questo amore. La 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 la, risposta non è come quella di Whitman. Non te l'ho mai nascosta, è sempre stata lì in bella vista, la pista che corri, yeah, è circolare ma tu non te ne accorgi. Non ci sarà una ricompensa se torni sempre al punto di partenza. Non ci sarà una ricompensa se torni sempre al punto di partenza. Con questa vi salutiamo, ma permettetemi prima di ringraziare la Feltrinelli che ci sta ospitando oggi, voi che ascoltate, e di presentarci Kerry Acré. Rossana De Pace, Irene Buselli, Anna Castiglia e francamente. Noi siamo Canta Fino a 10 e vi salutiamo con Bombe in Colombo. Che fa se tra di noi c'è una piccola differenza d'età? Che fa se siamo diversi da chi in città cammina per mano, non respira piano, né si vergogna di mostrare con chi gli piace far l'amore, mentre noi ghettizzati additati viviamo di notte. Se ci vedono son botte sugli occhi, sul viso, sulle tue splendide mani, per non farci più scrivere o vedere il domani. Prigionieri del presente in una guerra inesistente, trasformo dal fango le loro bombe in colombe con te. Sai tu
che fa, che fa, che fa? Se siamo la mela rubata senza l'altra metà. Che fa, che fa, che fa, che fa? Se abbiamo due corpi uguali, gemelli, due specchi di labbra, di seni, di capelli raccolti a scoprire le orecchie, sentire l'insole, detto che non temi rumori, li spari, trasformi dal fango le loro bombe in colombe con me. Sei tu con me, sei tu con me, me. Sei tu che sai di oceano e camomilla, mi ripieghi e mi ascolti e sono conchiglia. Sei tu che sai di oceano e camomilla, mi ripieghi e mi ascolti e sono conchiglia. Sei tu che sai di oceano e camomilla, mi ripieghi e mi ascolti e sono conchiglia. Sei tu che sai di oceano e camomilla, mi ripieghi e mi ascolti e sono conchiglia. Sei tu che sai di oceano e camomilla, mi ripieghi e mi ascolti e sono conchiglia. Grazie per il vostro lavoro.